La lunga conferenza Sony inizia con un filmato introduttivo su Marte. In questo modo viene presentato Destiny, già nelle menti dei videogiocatori che hanno seguito lo scorso E3. Il 17 luglio inizierà la beta del gioco. Un altro filmato, questa volta cupo, alternato tra svariate cutscene e piccoli frammenti di gameplay, invece mostra The Order 1886. Il primo gioco prettamente multiplayer che viene mostrato è Entwined, nel quale due anime devono muoversi per corsi ostacoli. Personalmente mi ricorda l'idea basilare di Audio Surf. Il gioco è già disponibile ora a $9,99 su PS4. Dopo aver introdotto rapidamente First Light, il nuovo DLC di Infamous 2 Second Son, arriva il momento di Little Big Planet 3, di cui ci viene mostrata una sessione di gameplay con vari intoppi, a causa dei giocatori per niente preparati, ed infine un trailer ufficiale. Le luci si abbassano per mostrare un nuovo titolo horror, sviluppato da From Software. Parliamo di Bloodborne, di cui saranno svelati i maggiori dettagli nel 2015. Finalmente ci viene mostrato un gameplay di Far Cry 4. La grafica sembra migliorata, lo si nota molto nelle texture, ed il gameplay è abbastanza frenetico con sparatori e rampini, e settato a difficoltà neonato, ma lasciamo stare. Dopo una lunga planata con una tuta alare, si nota l'entrata di un secondo giocatore, che fa presagire di una possibile modalità cooperativa. In arrivo subito dopo il tamarrissimo trailer di Dead Island 2, con il solito umorismo del titolo. Si pronuncia ancora meno serio del primo, e vi sarà una beta esclusiva per i giocatori di PlayStation. Dopo le brevi presentazioni di Diablo 3 Ultimate Edition, in arrivo ad agosto su PlayStation, un nuovo trailer di Battlefield Hardline e Destiny, viene annunciato il seguito di un open world creato dagli utenti, tanto amato dal pubblico per il primo capitolo, Magica 2. È il momento della lettura delle lettere, e in questa occasione vengono mostrati l'arrivo di Grim Fandango su PS4 e PS Vita, ed altri titoli esclusivi per le stesse piattaforme, Let It Die e Abzu. Paesaggi tropicali, astronavi, dinosauri, viaggi interplanetari, battaglie nello spazio ed esplorazione dell'universo. Così ci viene presentato No Man's Sky, in cui ogni giocatore potrà iniziare il suo viaggio interstellare su un pianeta diverso sulla propria PlayStation 4. Ed ora iniziano i grandissimi e massimi autoelogi alla console, portatrice di innovazione nel mondo videoludico, l'introduzione della PlayStation Camera, che migliorerà l'esperienza di gioco, e poi molte statistiche che danno forza nel cuore, come il 95% di PS4 connesse al mondo, il superamento del miliardo di sessioni di gioco, e 220 milioni di opzioni del glorioso share utilizzate, alle quali ora si aggiungeranno col supporto YouTube, per uno share ancora più gloriosamente glorioso, l'aggiunta di stream su Twitch e Ustream, un nuovo modo per ridefinire l'unico ed inimitabile social game, i free to play che domineranno il mondo con la loro facile diffusione e la possibilità di fare esperienza con essi, la versione beta di PlayStation Now, l'utilizzo di televisori Sony che sono i migliori dell'universo, una moltitudine di nuovi titoli giocabili, l'ascesa al potere della PS Vita, l'ineguagliabile PlayStation TV per giocare in remoto su un altro televisore, che costerà soltanto $99, l'innovazione universale della Sony, la sua magnificenza, il progresso dell'umanità. Now I'm really pissed off. Basta, grazie al cielo. In World Premiere ci viene mostrato il trailer di Mortal Kombat X, o Mortal Kombat 10, con la consueta violenza del brand ed una nuova veste grafica che si fa alquanto interessante. Dopo un cenno a Powers, la nuova serie animata disponibile in anteprima per gli utenti PlayStation, viene lasciato spazio a Ratchet & Clank The Movie, accompagnato da un nuovo titolo della saga nel 2015 per PlayStation 4. Ora è il momento dei remaster in HD per Next Gen, e vengono nominati Flower, The Last of Us e GTA V. Quest'ultimo, secondo altre dichiarazioni rilasciate in separata sede, sarà disponibile quindi per PlayStation 4, Xbox One e PC. Vediamo ora un nuovo trailer di Metal Gear Solid 5 e Phantom Pain, già incontrato alle 3 2013. La grafica sembra molto interessante e il titolo alquanto promettente. Batman Arkham Knight è il penultimo annuncio della conferenza e viene presentato con un gameplay già pronto. Le premesse sono molto buone per questa esclusiva Sony, quindi aspetteremo di vedere di più. Non poteva mancare un annuncio a sorpresa per chiudere questa conferenza, e quindi ecco il trailer di Uncharted 4, A Thief's End, che non mostra quasi nulla se non un Nathan Drake invecchiato. Dovremo aspettare il 2015 per saperne di più, o prima si spera. In definitiva, una conferenza molto lunga che ha sfiorato le 2 ore ed ha annunciato titoli interessanti, ma che si è persa troppo in annunci meno importanti e soprattutto in autocomplimenti decisamente inutili. Probabilmente però, assieme alla conferenza Microsoft, è stata la più interessante dal punto di vista delle novità presentate, seppur non abbia brillato di molta originalità.